sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Sì, mister, questa partita la definirei con tre aggettivi, sarei d'accordo. Direi lucidità, consapevolezza e soprattutto autorevolezza. Noi abbiamo giocato in maniera, direi, molto, molto buona e con grande consapevolezza, perché la squadra è anche stata cambiata all'inizio, quando gli altri, come molti degli interpreti delle partite precedenti, mi è sembrata calibrata sul pezzo. Sì, questa sono d'accordo. Sono d'accordo, sono anche questi aggettivi, sono cose che fanno piacere. Siamo riusciti, stiamo riuscendo, non siamo riusciti perché non abbiamo fatto nulla fino ad oggi. È giusto goderci il momento, però la strada è ancora lunga. Sappiamo che adesso anche perché gli avversari ci aspetteranno. Però l'intento quando sono arrivato qua era quello di cercare di creare una sana competizione all'interno del gruppo, affinché tutti si sentissero validi e responsabili e pronti a dare il proprio contributo. E in questo momento credo che oggi abbiamo dimostrato più che mai che se sta fuori qualcuno e entra un altro, magari bene o male riesce a dare il proprio contributo e la squadra rimane, mantiene la sua identità. E questa per me è una gran bella cosa, ma soprattutto perché in merito va ai ragazzi che ci seguono, sono contenti di quello che stiamo facendo, sono tutti dentro la causa, hanno tutti sposato quello che stiamo facendo, quindi i complimenti vanno veramente a loro. Noi stiamo solo cercando di tirar fuori il massimo che possiamo dalle loro capacità, che sono tecniche, che sono anche di valori, perché sono ragazzi che hanno dei valori e questa è la cosa più importante di tutti. I risultati ci stanno premiando. Oggi mi permetto di dire, è una partita difficile, dove magari non è stata bellissima, ma come non lo sono mai quando si gioca la terza partita in 8 giorni, però la sensazione, col senno di poi, di aver giocato contro una squadra ben organizzata. Dall'altra parte hanno incontrato una squadra magari matura e consapevole, comincia ad essere consapevole della propria forza, e questa, ripeto, mi sento veramente di fare i complimenti ai ragazzi. C'è da sottolineare il fatto che non avevo preso il gol per la prima partita. Questo deve essere. La porta che l'hai durato nel male. Ma questo deve essere un po' il nostro credo. Dobbiamo sapere che la nostra forza deve essere questa qua, di cercare di limitare i danni agli avversari, perché poi magari e andare a sfruttare quelle che sono le nostre qualità. Quindi bene, sono molto contento di questa cosa. Dall'altra parte però ci vuole molta calma, sento un po' troppe voci, che va bene, è giusto goderci il momento, ma siamo appena alla 10ª partita, mancano ancora più di 30, 28 per la precisione, quindi va bene. Matteo Boncina, avete 20 punti, in teoria sono l'unico obiettivo che mai pronunciato, per il mio è la salvezza, e a metà di questo percorso non è unico, però siete al primo posto. Indubbiamente la sensazione non può che essere bellissima. Sì, ci mancano 20 punti alla salvezza, siamo lì, ma ripeto, io quello che dico sempre è giusto, abbiamo lunedì per goderci il nostro risultato e da martedì cominciamo già a pensare a preparare la partita successiva. Non dobbiamo guardare la classifica, so benissimo che i ragazzi la guarderanno e che la commenteranno fra di loro, tutto quello che volete. Per quanto mi riguarda, guardare la classifica alla 10ª partita è un'illusione, basta. Quindi in questo momento abbiamo fatto delle buone cose che ci hanno permesso di scalare. E di questo sono contento, non posso dire no, sarei bugiardo a dire non me ne frega niente, no, me ne frega, sono contento, però mi sento di dare grande merito a questo gruppo che sta
crescendo. Quando sono arrivato qui il primo giorno ho detto voglio una squadra che partita dopo partita cresca sotto tutti gli aspetti, non solo tecnici o tattici, dal punto di vista fisico, dal punto di vista morale. E devo dire che a oggi questa squadra è sempre stata crescendo, quindi e non siamo ancora la squadra che vorrei vedere perfetta, no? Come una volta mi avete detto ma la partita perfetta, no, la perfetta forse non arriverà mai. Dobbiamo continuare a lavorare perché quello è quel lavoro lì che stiamo facendo, ci dà coscienza di quello che poi possiamo pian piano ottenere. Altre domande? Mister, è una scelta, pensavo che avresti cambiato Gallico Maldonado, che poi sì. E invece è finito con i tre giovani in mezzo, cambiando anche Ilari, una scelta anche sì. Coraggiosa, so che tu dici giovani, si vedono, giocano, però comunque era una partita anche di fisico, di malizia, di riuscita. Avevamo bisogno, bravo. Avevamo bisogno di fisicità più che di qualità, nel senso che in quel momento della gara non riuscivamo a giocare perché ci aggredivano. Sappiamo che Luis ha la qualità tecnica per palleggiare. L'Arzignano è una squadra che se tu palleggi ti morde, ti viene a rubare palla e ti fa male. Era proprio quello che non dovevamo fare e quindi ho fatto una scelta prettamente fisica. Zuccone e Girelli ci hanno dato fisicità, tant'è vero che nell'arco della partita difficilmente siamo riusciti noi o anche loro a fare un palleggio tale da poterci permettere di andare in zona gol. Quindi no, era una scelta dettata prettamente dal fatto che avevamo bisogno di gente che lottasse sulle seconde palle, ecco, perché era un momento della gara in cui in effetti loro mettevano la palla lì e avevano bisogno di gente che conquistasse la seconda palla. E Luis da questo punto di vista magari fisicamente paga dazio, però per noi rimane sempre un giocatore importante che sappiamo quando e come poter utilizzare, quindi assolutamente non c'è nessuna esclusione di nessun tipo. Giro una domanda di Marcello Villani, mezza squadra cambiata, stesso risultato, l'Empoli comunque solidissimo, tu te l'aspettavi, ma i ragazzi lo sapevano di essere così forti? Quando da $1 milioni probabilmente, quando sono venuto qua no, perché sennò io non ero qua, quindi non lo so se loro se l'aspettassero, lo sapessero. Fatto sta che, ripeto, quello che ho detto prima, cioè io sono arrivato qui, ho lavorato sulla loro testa principalmente, ma mi viene da dire che probabilmente c'era da aggiustare delle cose, ma la squadra aveva dei valori che adesso sta, perlomeno in queste partite l'ha dimostrati i propri valori. Adesso cosa succederà dopo non lo so. Io sono sempre più convinto che la mia squadra se la può giocare, l'ho detto il primo giorno, e volevo portare che la mia squadra se la giocasse con tutti. Vincere o perdere a volte può essere un fattore o un episodio, ma perlomeno sul campo io voglio sempre avere una squadra che lotta e che se la gioca alla pari con chiunque giochi. Fino ad oggi ci siamo riusciti, al di là dei risultati che magari vanno, a volte possono andare anche oltre i propri meriti, però non so se i ragazzi ci credevano. Io quando sono venuto qua ci credevo fortemente che potevamo comunque rimetterci in carreggiata, magari non così, però ben venga, anzi. Va bene. Grazie. Grazie. Ah, posso dire un'ultima cosa? Beh, c'è da ringraziare i tifosi che ci siano, perché altrimenti sono sempre, soprattutto in questo momento, sono sempre presenti e ci stanno dando un calore enorme. Ho visto l'accoglienza che hanno fatto al presidente, alla squadra, sotto la curva oggi e quant'altro, quindi un ringraziamento particolare va anche a loro che ci hanno seguito e che ci seguono e ci stanno sempre vicino. Da quanto tempo era quello facendo un assist? L'anno scorso. Questa stagione. Okay. Sicuramente un assist che è tutto tuo, 70% del gol è tutto tuo, poi bravo Lorenzo sicuramente fa una bella girata, proprio per evitare il pallone, che partire e crossare, anche magari con un po' di acido latte con le gambe, per la corsa di manca, non è cosa banale, quindi è un po' anche un riconoscimento che per te, insomma, ti deve essere un giocatore di sostanza, l'ho fatto anche una giocata di sì, sono tempo. Molto contento, è stata una bella azione, quindi è importante che loro ha fatto gol e possano andare in vantaggio subito.
Andino, ok. Sì, di tutte le prestazioni di quest'anno tua, questa secondo me è stata la migliore in assoluto. Si è visto tutto dai primi giocate, che di voi e quelle di fare la partita, bene, ben fatta. Ci sei riuscito. Cos'è che è mancato in qualche altra prestazione in cui invece magari tu, di cui vai sempre, un po' più assente dal punto di vista della caparbietà, ma anche della lucidità della reazione? Sì, oggi dopo diciamo un po' di qualità in più rispetto alle altre partite. Nelle altre partite ho fatto più il giocatore di sostanza e oggi, non so, forse il campo, gli spazi mi hanno permesso di dare anche un po' di qualità. Bene. Altre domande? Sì, rispetto all'anno scorso, cos'è cambiato la gara in te? L'anno scorso ti dovevi accontentare 10 minuti ogni tanto, quest'anno hai giocato la gran parte delle partite della stagione della titolare. Ah, l'anno scorso ho giocato pochissimo, cioè tutti i minuti che ho fatto l'anno scorso l'ho già superato quest'anno, quindi sono molto contento di questo, ma secondo me è il duro lavoro, perché secondo me alla lunga il lavoro paga sempre, quindi cioè, bisogna sempre farsi trovare pronti e poi diciamo sfruttare le occasioni, quindi quest'anno cioè, sono molto contento di questo. Mi sembra di vederci, passiamo a vedere su quale partita degli spazi come voi, che c'è molta solidarietà o cooperazione tra voi di squadra. Tu lo confermi? Sì, sì, siamo diventati, cioè partita dopo partita, c'è una grande squadra, cioè siamo dei fratelli in campo. E questo è quello che mi è mancato in taluni momenti, sia l'anno scorso che l'altro, perché ci sono dei momenti in cui le squadre sono un po' slegate, no? Non che ci fossero delle diatribe tra persone, ma c'era qualcuno che no, possiamo anche giocarsi per conto suo, che ci vede con gli altri. Sì, sì, questo è vero. Però cioè, quest'anno, cioè, partita dopo partita, anche i risultati ci hanno aiutato a essere più squadra, cioè tutti uniti. Poi ci hanno fatto anche, secondo me, scusami, di umiltà. Sì, se unire di testa, capisci lui che è capito di aiutare. Sì, 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 esatto. E lui che ci deve aiutare. Esatto, siamo una squadra umile che fa quello che il mister dice. Anche durante la settimana, quindi cioè, questo ci aiuta molto. Grazie. Diciamo che ti manca solo il gol. Manca solo il gol nei professionisti, che ancora devo farlo, quindi... Ma non so se quest'anno tra Saloa, che oggi qualche tentativo... Sì, 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 oggi avevo qualche occasione, però dai, arriverà pure quello. Sì. Grazie. Con il tecnico mister Giuseppe Bianchini, al triplice fischio di Arzignano da Campo Lecco, decima giornata di Serie C, 0-1, 0-2, il risultato finale. Mister, partiamo dalla partita e a te, appunto, commento. È una partita, lo sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra organizzata, una squadra che è ripartita con gamba, che si è difesa con ordine. E mi dispiace perché abbiamo subito il gol in un momento abbastanza favorevole per noi, perché eravamo abbastanza in gestione e su un errore tecnico abbiamo preso gol. E la partita poi si è messa come loro avrebbero voluto e a noi sono mancate forze fresche, eravamo un po' stanchi, un po' in difficoltà con Di Rosa, però prendiamo il verdetto del campo, ce lo accettiamo e continuiamo a lavorare. Passo alla stampa. Ecco mister, oggi non si è visto il solito Arzignano. Diciamo che nel secondo tempo ci si aspettava una appunto riscossa, invece appunto la risposta non c'è stata, tanti errori, tanti passaggi, un po' così. Sì, non siamo riusciti a fare le nostre solite giocate per errori tecnici dovuti alla stanchezza di alcuni giocatori. Succede, ci sono dei passaggi a vuoto, ma noi sappiamo che ci sono anche delle motivazioni, con questo non voglio assolutamente togliere nessun merito all'Eco, che ha fatto una partita giusta, ha fatto una partita organizzata, lavorando sugli errori nostri e l'hanno fatta bene. Noi potevamo fare qualcosina meglio, però le energie oggi non erano tantissime. Diciamo il secondo gol da calcio d'angolo è un po' una situazione che si ripete, bisogna lavorare ancora di più. Sì, certo, ma c'è da lavorare di più su tanti aspetti.
Ci sta, nel senso che dispiace perché era una cultura assegnata, è saltato bene in testa, si è liberato un po', ma ripeto, è dettata veramente da mancanza di lucidità. Erano 85esimo, stanchi e perdi un po' di lucidità e può succedere. Non è la stessa situazione di altre volte che abbiamo subito gol. Qua siamo arrivati veramente con pochissime energie fisiche e mentali e quindi non dico che può succedere, è meglio che non succeda, però da un certo punto di vista ci può stare. Ecco, nel spogliatoio c'era più rabbia, più voglia di appunto riprendersi, di ripartire subito col lancio? No, nello spogliatoio chiaramente non sono contenti i ragazzi, non siamo contenti nessuno. Però noi dobbiamo stare sereni, tranquilli, perché il percorso è lungo e dobbiamo lavorare, dobbiamo accettare la sconfitta e farla diventare un motivo per lavorare ancora meglio e di più, stando sereni, perché ripeto, contro una formazione forte e organizzata che è arrivata qua che stava bene, una sconfitta ci può anche stare. Dispiace per i ragazzi, mi dispiace per il pubblico, ma noi dobbiamo essere focalizzati sul nostro percorso. Grazie. Grazie a te. Altre domande? Arrivo. Buongiorno. Premesso che non hai visto dal vivo Zinia, però bisogna alcuni filmati per la linea della Parra Capitolo. E devo dire che mi è sembrato, tanto per grande occasione, subito nei primi minuti che ha avuto Zinia, però che la fase offensiva si spegnesse un po' in maniera quasi automatica, non so se per stanchezza o per mancanza di avere poca lucidità. Sì, sì, no, ma si è stati poco pericolosi, ma perché abbiamo sbagliato tanto tecnicamente e quando sbagli tecnicamente poi devi rincorrere e se rincorri fai ancora più fatica e quindi ti viene a mancare la lucidità. E succede un passaggio vuoto che dobbiamo accettare.